Ciao, intanto chi è arrivato? Ciao Emanuele, puntualità? Bene. Ciao, ciao Cristina. Ora oggi anticipo, ciao Ligia, anticipo che avremo un'incursione vera e propria, quindi oltre a quelle che voi forse vorrete fare, un'incursione vera e propria, credo, perché ci sarà un ospite, uno degli autori, insomma, di uno dei libri di cui parlo oggi, che forse riuscirà a intervenire per fare alcune chiacchiere insieme a me sul libro. Si tratta di Agatha Christie, no, non è vero. Poi vedremo insomma chi è. Aspettiamo ancora 2 minuti, uno, e poi iniziamo. Come dicevo anche con Manuele, che è qui, forse dovrei prepararmi delle piccole cose di cabaret da dire o fare, tanto che aspettiamo che si colleghino più persone, quindi le studierò e la prossima volta magari riesco. Ciao Diego. Eh sì, perché purtroppo c'è una leggera differita tra quando io dico le cose e quando arriva a voi, quindi. Magari potremmo fare una seduta spiritica e richiamarne la voce. Bene, dai, incominciamo. Oggi la narrativa è sicuramente preponderante, anche più del solito. Allora, inizio con una raccolta di racconti, che mi sono anche accorto. Ciao Sonia, ma vi conoscete voi due? Diego e Sonia? Forse sì, forse no. E mi sono accorto che magari i racconti, la narrativa breve, sì, mancano, ecco, nelle dirette, quindi ho pensato di mettere un libro, di leggere un libro di racconti. E quindi ho scelto, ah sì, beh, ho scelto di Antonio Tabucchi. Piccoli equivoci senza importanza, che è una raccolta che, se non ricordo male, è uscita per la prima volta nel 1980, no, 85, sì, 1985. È una bellissima raccolta di racconti brevi, in sostanza siamo attorno alle 150 pagine e i racconti sono numerosi, sono più di 10, quindi insomma non sono racconti molto lunghi, nei quali si dispiega tutta l'arte narrativa, a mio avviso, di Tabucchi, nonché tutte le sue passioni, tutti i riferimenti culturali che sono anche nelle opere maggiori, no? Per esempio, Sostiene Pereira, che è quello forse più noto. Qui, per chi volesse anche accostarsi per la prima volta alla narrativa di Tabucchi, ecco, credo che questo libro, questo libretto, costituirebbe un bel punto di partenza. E che cosa, sì, senza star lì a riraccontare i testi, di che cosa, quali sono i temi forse o quali le costanti che si possono ritrovare in questa raccolta, in questo insieme di racconti? Ma secondo me potremmo anche farlo dire direttamente a lui, che lo dice sicuramente meglio, prendendo un paragrafo, insomma, di un racconto che si intitola Rebus, che è il terzo in ordine, e dove leggiamo: La vita è un appuntamento. Lo so di dire una banalità, monsieur, solo che noi non sappiamo mai il quando, il chi, il come, il dove. E allora uno pensa:
se avessi detto questo invece di quello, o quello invece di questo, se mi fossi alzato tardi invece che presto, o presto invece che tardi, oggi sarei impercettibilmente differente. E forse tutto il mondo sarebbe impercettibilmente differente. O sarebbe lo stesso, e io non potrei saperlo. Ma per esempio non starei qui a raccontare una storia, a proporre un rebus che non ha soluzione, o ha una soluzione che è inevitabilmente quella che ebbe e che io ignoro. E così la racconto a qualche amico, ogni tanto, raramente, bevendo un bicchiere, e dico «Ti propongo un rebus, vediamo come lo risolvi». Ma poi, perché a lei interessano i rebus? Ha la passione dell'enigmistica? O forse solo la curiosità sterile di chi osserva la vita altrui? Ecco, in questi testi, in questi racconti, in queste storie, torna prepotentemente il tema del fato, oppure, se vogliamo, del destino, oppure, se vogliamo, della casualità. E quindi, di conseguenza, torna il tema delle decisioni che prendiamo, di come queste decisioni possano o meno influire sulla nostra vita, e soprattutto un tema che è molto caro a certa narrativa, la descrizione, no, come dicevano i Tiro Mancino, no? La descrizione di un attimo, cioè quell'attimo in cui una cosa accade e della quale noi non abbiamo piena coscienza, ma che poi, ritornando a cose fatte più in là nel tempo, possiamo rintracciare come punto di origine di una serie di avvenimenti che ci hanno interessato e che hanno interessato in maniera prepotente la nostra vita. Quindi è una riflessione su questo intrecciarsi, su queste trame continue che contraddistinguono gli eventi che fanno poi parte della nostra vita e della vita di chi ci sta attorno. Infatti nel testo che abbiamo appena letto parla del sé, ma parla anche del mondo attorno, che può o meno cambiare o rimanere assolutamente fisso e inalterato. Questo è uno appunto di quei temi che attraversano tutte le storie, no? Il classico fil rouge, che poi leggendo e ritornando col pensiero ai racconti si può riscontrare. E poi, come vi dicevo, ci sono alcune delle ossessioni di Tabucchi, quella per esempio su Lisbona come luogo, come ambiente, come fondale anche preferito, e quindi poi il rapporto che c'è tra l'ambiente, le persone e le lingue che vengono parlate e che vengono fraintese, naturalmente. Il tema del cinema, a cui è dedicato anche un racconto in maniera specifica, e in più, a livello stilistico, si ritrovano le belle e particolareggiate descrizioni che Tabucchi sa fare, senza mai cadere sia nel patetismo, sia anche nella pedanteria. E poi c'è un racconto al quale sono particolarmente legato, nel quale viene tematizzato il rapporto dell'uomo, e poi soprattutto dello scrittore, con le parole e con questa arte magica che è appunto la scrittura, e di quanto sia a volte menzognera e quindi anche falsificante la scrittura rispetto alla realtà e rispetto anche a quelli che sono i sentimenti, i pensieri, e più in su i concetti, e più giù quindi le pulsioni, che dovrebbe essere capace di descrivere. Quindi non soltanto per una mancanza da parte di chi scrive, ma anche per un'intrinseca debolezza delle parole a rappresentare questa realtà. Antonio Tabucchi, Piccoli equivoci senza importanza, Feltrinelli, è ancora a catalogo. Quindi mi confermate che vi conoscete ma non siete parenti? Molto bene. Ciao Sara. Ciao Margherita Garcia Stanca di Guerra. Cambiato sfondo. No, effettivamente è lo stesso dell'altra settimana, quindi mi pare di capire che tu hai marcato visita la volta scorsa. Bene, grazie. Avanti così. Ok. Proseguiamo.
Allora, proseguiamo con un libro uscito recentemente, insomma, che comunque siamo alla fine del 2020, scritto da un'autrice nostrana, Montebelluna, Valentina Durante, il suo secondo romanzo, e si intitola N, pubblicato per Voland. Noi avevamo già parlato a suo tempo, io e Chiara, dal vivo alla Libreria Universitaria a Treviso, del suo romanzo di esordio che aveva pubblicato per Laurana, un romanzo bellissimo, e quindi torna con questa pubblicazione passata a Voland, e dico torna perché torna anche a parlarci del male. Anche questo è un romanzo nel quale emerge, no? In maniera prorompente lo stile di Valentina e il suo sguardo lucidissimo nei confronti della realtà. Uno sguardo che, ecco, in quello che abbiamo appena detto sulla fatica che le parole possono avere a descrivere la realtà e i sentimenti e tutto, è anche la sfida di Valentina, la quale però, come dire, ha dietro alle spalle una attività di un lavoro costante, continuo e profondo sulle parole che le permettono di arrivare al cuore di ciò che deve descrivere e di utilizzare quindi il suo strumento in maniera efficacissima. Quindi da un lato c'è il tentativo di mantenere una posizione di salvezza, di non compromissione con ciò che si vuole descrivere e di cui si vuole parlare, però dall'altro c'è l'intenzionalità del linguaggio che deve scavare finché si possa giungere alla definizione coerente e decisiva al massimo grado. Quindi dal punto di vista, ecco, mi ripeto, stilistico, ma anche proprio di posizione autoriale, ecco, quella di Valentina è una, Valentina Durante è una dico, posizione molto chiara, molto ben definita, molto riconoscibile e direi anche assai efficace. In questo testo torna a parlarci del male e di come il male accade, e che cosa il male comporta poi nel suo accadere, insomma, rispetto ai rapporti che si instaurano tra le persone e che finiscono, insomma, che si muovono e cambiano, oppure che maturano, oppure che appunto terminano, e lo fa attraverso la scelta di un genere narrativo diverso questa volta, non quindi un romanzo con il narratore classico, ma una sorta di romanzo epistolare. Noi siamo introdotti nel mondo narrativo di N, che è il titolo del romanzo, attraverso una serie di lettere che lo scrivente invia a un destinatario che noi non conosciamo e che viene chiamato solo come N. Noi sappiamo soltanto le lettere che vengono mandate, diciamo così, non conosciamo le risposte, anche se all'interno delle lettere a volte ci sono dei riferimenti a quello che il destinatario pensa, dice, ha commentato, ha scritto, evidentemente. Il protagonista ha avuto un trauma, nel senso che una persona molto cara, la persona che io avrei dovuto sposare, così è sempre il modo ricorrente in cui la definisce, quindi una persona innominata, questa persona muore in un incidente, non c'è nessuna anticipazione perché lo capiamo fin da subito, cioè ci viene detto fin da subito, muore in un incidente che accade subito dopo una feroce litigata tra lo scrivente appunto e questa persona che avrebbe dovuto sposare. E quindi la sua reazione è inizialmente quella di totale disperazione e di incapacità di uscire, di superare il trauma, che però dura un tempo piuttosto breve, e dopodiché decide di cambiare completamente vita
E in sostanza queste lettere sono anche il modo in cui, diciamo allora, questo narratore, questa voce narrante prestata, racconta al lettore e al suo e al destinatario delle lettere che cosa è successo dopo. In sé è anche un romanzo, diciamo, che contiene una quantità di detection, no? Come una sorta di argomento da svelare. E Valentina è molto brava a calibrare gli indizi lettera per lettera per farci arrivare poi alla sorta di soluzione finale. Oltre a questo impianto generico epistolare, c'è anche un racconto nel racconto fatto da un altro narratore. Quindi anche a livello strutturale, diciamo che c'è una complessità, insomma, che è stata gestita bene. Ecco, è un libro, vi ripeto, lucido, chirurgico, ma che non lascia, e questo forse è anche uno dei pregi, non lascia spazio alla vaghezza e quindi anche non lascia possibilità di compromessi, pur mantenendosi totalmente lontano da qualsiasi forma di giudizio, che è, diciamo, uno dei meriti più grandi che può avere, che deve avere, anzi una delle caratteristiche, perché non è già un merito, è proprio quello che dovrebbe avere ogni autore, ogni scrittore, insomma, non giudicare, ecco, e non sarete giudicati. Quindi, Valentina Durante, N. Voland. Poi, tra l'altro, questo è un libro che è uscito, ma di cui non si è avuta grande notizia. Io e Chiara avremmo voluto anche fare una presentazione, poi le circostanze l'hanno posticipata, quindi non so se riusciremo a recuperarla, ma è un peccato, nel senso che avrebbe sicuramente meritato più attenzione, un po' anche conto il fatto che Valentina non è affatto una... ecco, non è D'Annunzio, voglio dire, non è molto... incline a fare, ecco, pubblicità di sé e delle proprie opere, e quindi, insomma, è passato un po' sotto traccia. Se avete modo e possibilità, io vi consiglierei di leggerlo. Valentina Durante, N. Voland Edizioni. Bene, fatemi controllare solo. Non ho... per un pochino. Ok, allora fatemi inviare al... Intanto, se volete chiedermi qualcosa, che così io cerco di recuperare l'invito per l'ospite. L'altro prima. Ah, beh, c'è Paolo. Ok, Paolo, adesso... Bene, adesso ti scrivo. Margherita, ho saltato per nobili motivi... Potremmo verificarlo insieme. Ciao Antonio. Però oggi ho letto Senza domani di Danone. Ah, ecco, bene. E che cosa ne hai pensato? Mi pare che Senza domani è stato nella seconda diretta, probabilmente. Ne abbiamo parlato di questo agile raccontino del libertino francese. Bene, allora. Io direi che possiamo andare avanti con un altro libro di narrativa, che tanto l'ospite, se entra, mi può aiutare a parlare anche di questo, perché so che comunque è parte delle sue letture, anche quello di cui vado a parlare adesso, che è appunto niente meno che La regina del giallo, Agatha Christie, Assassinio sull'Orient Express. Dunque, add to stream, attenzione, eccoci! Ciao, ciao Alberto! Ciao Paolo, ciao. Come stai? Nella penombra. Bene, grazie, tu? Sì, nella penombra. Io bene, sì, sì. Anzi, sai, quando si parla di libri io ho l'adrenalina che pompa. Certo. Beh, allora, quanto tempo più o meno hai? Io sto aspettando che una procedura qua di aggiornamento di index in un database di Udine stia finendo, penso 5 minuti, 7, 8 minuti, 9 minuti. Ah, perfetto, allora passiamo direttamente al libro del quale sei corresponsabile, cioè questo
Innuendo, incubi e risvegli, che quindi soggetto di Paolo Zardi e disegni di Luca Gagliasso, edito da Miraggi, esatto. Miraggi Inc. Inc. Quindi si tratta di una graphic novel, giusto? Esatto, esatto. Io sono cresciuto con i topolini, cioè con i fumetti Disney da una parte e con Tex, Zagor, Mr. No e Akim dall'altra, e devo dire che il mondo, poi mi rapporto con i fumetti, lì è rimasto, e devo dire che questa cosa delle graphic novel era qualcosa di molto sconosciuto, ecco, certo. Per dire la verità. Questa è, penso, la prima che leggo. Quindi ti chiedo... Anch'io onestamente la prima che ecco, no, perché mi ricordavo che forse ne avevamo parlato come di una cosa un po' strana, no? Anch'io sono nato, diciamo, sono cresciuto con Topolino, ma più con la Marvel, Corriere dei Piccoli, Courier Boy, Ugo Pratt, anche, diciamo, Kino, anche se non è un, diciamo, anche lui è un fumettista. Quindi, diciamo, io ho sempre letto fumetti, però effettivamente il concetto di graphic novel in realtà esisteva già ai tempi, perché mi ricordo che Sergente Kirk di Ugo Pratt di fatto è una graphic novel. Ah, no, io devo, non so, devo capire un attimo bene che è un cosa... romanzo, cioè, non è una striscia, non è una striscia, è una storia in teoria autoconsistente, che quindi inizia e che finisce, e che è, diciamo, è l'equivalente grafico di un romanzo. Quindi potrebbe essere romanzo grafico in italiano, volendo tradurlo in italiano, è romanzo grafico. E okay. Anche per me è stata un'esperienza totalmente nuova, inaspettata, perché comunque, come te, vengo diciamo, dal mondo dei fumetti canonico, non... anche se in realtà ho letto veramente tantissimi fumetti, diciamo, fino ai 15 anni ne ho letti tantissimi, però ecco, poi da adulto non ho mai avuto una grande passione, però mi ha fatto molto piacere essere in qualche modo tirato dentro a questo tipo di attività che presenta caratteristiche completamente diverse, come poi ho scoperto mentre realizzavo il soggetto. Che, quindi tu sei stato chiamato, immagino, dall'editore o dal disegnatore o da un'entità, tipo da Dio, come San Paolo, esatto, esatto. A fare il soggetto. Ho ricevuto, esatto, una telefonata anonima in cui mi dicevano... E diciamo, l'idea qual è? Questa innuendo non è un monovolume, diciamo così, è una storia che si dovrebbe prolungare su più volumi, infatti è già uscito il secondo e forse è in uscita il terzo o è già uscito. Quello che mi è stato fornito è stato quello che era il contesto dei personaggi e del mondo in cui vivevano. Diciamo, c'è questo personaggio con queste caratteristiche e a questo punto su questo ho creato il primo capitolo della storia, quindi io avevo il vantaggio e lo svantaggio di avere un po' di più vincoli degli altri, perché dovevo spiegare in che modo diciamo, questo personaggio, che è un personaggio che ha dei superpoteri, poi chi legge la storia lo scopre, è arrivato ad avere queste caratteristiche. Diciamo che come sa chi scrive non è alla ricerca di soluzioni, ma è alla ricerca veramente di problemi. Questo spiega perché Petrarca si è messo a scrivere, diciamo, dentro una gabbia del sonetto così tante poesie. Per cui avere dei vincoli con delle costrizioni è stato un aspetto piacevole. La cosa curiosa è questo, che poi il finale è stato scritto, ideato, pensato e diciamo, immaginato durante un viaggio che abbiamo fatto io, Gianluigi Bodi, Marta Fornasiero e Riccardo Righi Fumagalli, mentre andavamo al Salone del Libro di Torino. Eravamo in viaggio con loro, eravamo nello stesso scompartimento, avevamo prenotato tipo con 6 mesi di anticipo, come si faceva quando ci si poteva muovere, e lì, insomma, ero arrivato di lì per arrivare alla fine, ho chiesto una mano a loro e il finale è esattamente quello che è stato pensato durante quel viaggio. Ah beh, ma quindi allora mi tocca chiederti, rispetto alla storia, hai poi diviso i diritti d'autore con questi tre? Sì, sì, infatti, quanto fa zero diviso? Diviso 4, sì, è il... Non si può farlo, no? Non si può farlo. Ho scoperto l'altra settimana che è irrazionale farlo, una cosa del genere. No, lo zero sopra, sì, il numeratore si può fare, non puoi metterlo al denominatore. Ok, allora basta. Okay. Ma quindi tu hai scritto il soggetto, il che significa che tu non hai scritto le battute che poi sono finite all'interno, esatto, di questo testo. Ho scritto la sceneggiatura, esatto. La sceneggiatura. Ho scritto il soggetto, perché insomma, per la sceneggiatura, in realtà ho scritto alcuni dialoghi, però per la sceneggiatura serve una competenza più tecnica, perché comunque chi scrive la sceneggiatura indica in questa scena, cioè lo sceneggiatore ha già un'immaginazione grafica, diciamo così, e quindi sa... Certo. Come immaginare la storia da quel punto di vista, invece io ero un po' più indietro, quindi mi sono limitato a raccontare la storia dall'inizio alla fine, con tutto quello che succede, con i vari flashback.
E ti era stato detto che a predominare sarebbe stata un'atmosfera molto cupa, metropolitana, però di un settore tipo molto periferico o di quartieri comunque No, malfamati, quell'aspetto diciamo della... così. Allora, diciamo, i personaggi un po' malfamati erano già nella storia iniziale, io ho aggiunto diciamo, l'ambientazione più metropolitana, io anche mandavo delle foto che trovavo in rete dicendo, io quando racconto questa cosa qua sto pensando a questa immagine e loro hanno tenuto conto nel senso, nei limiti di quello che poi io non ho talento diciamo, visuale, però nel senso, era comunque delle suggestioni che io davo volentieri, che loro recepivano volentieri, Luca è la persona che poi ha coordinato tutto il progetto. Di Nuendo. Ok, no, perché è molto interessante, no? Entrare in questa lettura e vedere che c'è da un punto di vista linguistico e quindi di storia, comunque molta asciuttezza, che poi c'è anche dal punto di vista grafico, come dire, immagino nello stile di questo disegnatore, perché comunque i tratti dei suoi personaggi non sono, come dire, estremamente precisi e realistici. Esatto, Diciamo che questo. c'è più un tentativo di alludere anche nelle scene di azione, molti dettagli dell'ambientazione sono completamente assenti. Quindi si gioca questo non detto linguistico assieme a questa parte grafica che è più o meno. Certo, io qui ho potuto assistere alla definizione dello stile del disegnatore perché Luca è un disegnatore con un'esperienza, non una lunga esperienza, ma una grande capacità, un grande talento e anche grande capacità, diciamo, di modulare il proprio stile. Inizialmente le prime bozze erano uno stile molto più definito. Poi gli è stato chiesto, è stato, diciamo, suggerito di avere uno stile molto più sporco, meno definito, quindi con quello che dici tu, quindi con minori dettagli. È stata una scelta che è stata voluta che fosse esattamente sporco, diciamo così, Sì, come esatto, stile, sporco, sporco, non esatto. leccato, non patinato. E tu sai anche da che cosa, è nato questo innuendo, il titolo? Innuendo, c'è una passione per i Queen, Ah, perché i Queen. anche il nome del Ah, beh, personaggio Freddy, principale, giusto, che è Freddy, giusto, è legato ai Queen. giusto. Anche questa è una caratteristica, anche il gatto che ha è un personaggio, la signora anziana che c'è nelle scale, anche quello è un personaggio, nel senso, poi invece i cattivi, ad esempio, li ho inventati io, la ragazza l'ho inventata io, insomma, poi c'era una serie di punti fissi e certe caratteristiche che erano già diciamo, note in partenza e che io dovevo rispettare come contratto, diciamo, con l'ideatore della storia. Ok, aspetta un attimo che prima di farti un'altra domanda ti dico che c'è Cristina che ti saluta e viva ciao Paolo, punto esclamativo addirittura. Ciao Poi Katia Borsato che dice tutti in piedi sul divano, c'è Paolo Zardi, buonasera a tutti. Katia, ciao. Ivana, ciao Ivana. Diego che dice che anche una ballata del mare salato potrebbe essere definita graphic novel. Chiede se qui c'entrano qualcosa nel testo. Il gruppo in sé potremmo dire anche di no, nel senso che comunque a parte questi riferimenti nominali non c'è No, direi altro. che non c'è altro di qui. E poi Alessio Cuffaro dice grande, grandissimo Paolo Zardi. Ecco, Grazie Alessio. Ricordo che Alessio è uscito ieri con un romanzo per attenzione, Elliot. con titolo Elliot. editore. Il titolo in questo momento è Elliot, è l'editore, il titolo lo può dire Alessio. Non me lo ricordo al volo perché ho una difficoltà quasi patologica a ricordare i titoli delle cose e i nomi Allora, dei personaggi dei libri. Alessio Però Alessio potrebbe Cuffaro, essere. per il nome degli autori me li ricordo bene, anche la casa editrice. È uscito ieri. Ok, Diciamo, è il suo secondo romanzo dopo il primo che era uscito con Autori Riuniti. certo, sì, quello. Elisa, bello, Elisa Salvato, bello vedervi di nuovo insieme in queste riunioni. Ma io in realtà ho subito preso. Eh sì, Fab Chu. La palla al balzo perché ho detto se io chiedo la gentilezza a Paolo di fare una comparsata, sicuramente vedo cuoricini, vedo sorrisi, vedo punti esclamativi che di solito mancano totalmente quando sono da solo. Quindi adesso pare di aver capito qual è la strategia che devo. Invitare gente. Sì, esatto, invitare altri che parlino. Dunque, nessuna ragione al mondo è il titolo. Quindi, bene, Alessio, allora faremo in modo di poterne parlare quanto prima. Bene, non voglio rubare altro tempo però alla tua diretta che stavo seguendo. Ma adesso chiudiamo con l'ultima domanda. Come ti sei trovato a scrivere quindi una graphic novel rispetto a quello che scrivi di solito? E tra l'altro sappiamo che fra pochissimo ormai
No, è già uscito. No, uscirà. No, il 25. I 25, esatto. Sì, però non facciamo 25, tipo, sì. Non facciamo però come quelli che vanno tipo domenica in con il titolo del libro. No, nessun titolo, no, certo. Figurati. Io mai, poi mai. Comunque ne riparleremo. Quindi, come ti sei trovato? Mi sono trovato, diciamo, ho imparato a farlo quando ho finito. Nel senso, col senno di poi, se dovessi fare il secondo numero, mi sono reso conto che alcuni meccanismi narrativi che funzionano facilmente in romanzo, perché hai la possibilità veramente di raccontare i singoli dettagli, è più difficile che poi funzionino bene in una storia. Questo è, diciamo, quello che ho imparato. Secondo me poi Luca è stato bravo, nel senso, a trasformare alcune idee in modo più leggibile dal punto di vista della graphic novel, però col senno di poi cercherei di pensarlo già più orientato a quello che sono le possibilità espressive di una storia, che sono secondo me superiori rispetto al romanzo, perché comunque puoi mostrare, inferiori perché puoi raccontare molto meno, mentre nel romanzo ti puoi dilungare quelle famose descrizioni, insomma quel contorno, quel contesto. Quando c'è un movimento molto veloce di trama, lato, diciamo, graphic novel, si fa più fatica secondo me a renderlo correttamente. Perché questione di poi ho imparato sicuramente a fare qualcosa. Se mai avessi una seconda possibilità, un domani, penso che potrei, la farei meglio. Sono contento di questa, però penso che la potrei fare con maggiore consapevolezza. Certo. È come quando ci si fa una casa, no? Quando mi farò la prossima casa, so quali errori non commettere. Esatto. O anche con l'applicazione software, ad esempio, una volta che si è concluso, adesso uno sa. Ma anche un po' il primo romanzo è così. Anche il primo romanzo, quando l'hai finito. E infatti dico sempre a chi scrive, intanto scrivetene uno e dopo capirete come scrivere poi quelli successivi, perché nel primo devi risolvere tutta una serie di problemi che non ti eri mai posto. Arrivato alla fine dici: ok, adesso ho capito, sono pronto per scrivere il mio primo romanzo, il mio primo vero romanzo. Fantastico Paolo, ti ringrazio tantissimo della conversata. Vi ricordo quindi, trovate anche il secondo volume, Innuendo, Incubi e Risvegli, Miraggi Inc. E nel 2019 è uscita la seconda puntata anche, la terza probabilmente, come dicevi anche tu, è in fase di uscita, per cui a chi piace la graphic novel, prego. Bene. E Paolo, okay. Ci vediamo presto, grazie. Spero. Grazie. Grazie mille. Ciao. A tutti. Bene, mi dispiace abbassare quindi clamorosamente il tono e il livello della conversazione, ma torniamo insomma agli ultimi nostri libri di questa settimana. Come avevo detto prima, Agatha Christie, Assassinio sull'Orient Express. Dicevo prima, la regina del giallo, e questo è il prototipo assoluto del giallo classico. È un capolavoro nel suo genere, pur cercando sempre io di non considerare il giallo, la giallistica, il poliziesco, come volete chiamarlo, come narrativa di genere, perché secondo me sarebbe sminuente e svilente rispetto comunque a un testo o a un genere che non è affatto così, così semplice. E questo appunto è uno dei massimi risultati. La storia in sé è nota, credo, anche perché ha avuto molteplici trasposizioni cinematografiche. C'è l'Orient Express, quel famoso treno che congiunge la Francia a Istanbul. Tra l'altro poi ho scoperto, leggendo la prefazione di Oreste Del Buono, che ha scritto sia una prefazione sia una postfazione in questa edizione, che tra l'altro, e quindi apro parentesi e su parentesi, questo proprio apriva una nuova collana di Mondadori, cioè gli Oscar del Giallo. Questo è proprio Oscar del Giallo numero 1, vedete? Forse non vedete, però Oscar del Giallo numero 1, nel 74. Quindi c'era questa nuova collana che usciva. Lui ha scritto prefazione e postfazione. Nella prefazione spiega come in realtà Agatha Christie sia una delle autrici che più mentono ai propri lettori, con lo scopo di ingarbugliare la matassa ed evitare che arrivino da soli alla soluzione troppo presto, e che in questo, dove peraltro lui dice mente poco, dice che una bugia è già nel titolo, perché in realtà lei ha scritto il romanzo in una data, nel 33 forse, o giù di lì, quando non c'era più l'Orient Express originale, quello inaugurato
nel 1883 in una tratta che attraversava anche l'Austria e la Germania, ma il Simplon, mi pare, Orient Express, che è quello modificato, tenuto conto anche della guerra che c'era stata e quindi per punizione agli austro-germanici, non sarebbe più passato per i loro paesi. Quindi dice, già dal titolo, la cara Agatha Christie ci fa un piccolo tranello. Ma vabbè, insomma, poca cosa rispetto al resto, insomma. Quindi c'è questo treno che rimane bloccato prima di arrivare in Jugoslavia, rimane bloccato per la neve e si scopre un omicidio, un assassinio di un americano e fatalità, no? Hercule Poirot è all'interno del treno, è amico del rappresentante della compagnia di vagoni letto, quindi del boss della situazione, il quale gli chiede per cortesia di assumersi l'incarico di indagare su quello che è successo, perché in quel tratto specifico il treno non ha a bordo polizia dello Stato che sta attraversando e quindi lui si augura che Poirot riesca a risolvere l'inghippo prima che arrivino in Jugoslavia, dove poi salirà la polizia, e quindi in modo da poter presentare alla polizia il caso già bello che è risolto ed evitare sia troppa pubblicità, sia scandali, sia indagini da parte dei poliziotti. Poirot naturalmente non gli par vero di assumersi questo incarico e di poter dimostrare quanto intelligente egli sia e quindi appunto inizia da lì quello che è l'itinerario tipico del giallo classico, quindi dopo la scoperta del crimine e quindi del delitto inizia la parte di indagine preliminare, iniziano gli interrogatori, la raccolta degli indizi, la riflessione su quanto è stato scoperto o meno, i dubbi, quindi poi ancora la ricapitolazione di quanto si sa, un'ulteriore riflessione e poi la classica convocazione di tutti quanti in riunione, di solito in cerchio in una stanza, in questo caso nel vagone ristorante dove erano avvenuti anche gli interrogatori, diciamo così, e lo svelamento della soluzione o della soluzione del mistero con l'indicazione del colpevole. Questa è bene o male la traccia che segue il giallo classico. Ovviamente a seconda del detective, dei vari scrittori possono modificarsi alcune cose, per esempio c'è chi non si muove mai da casa sua, come Nero Wolfe, c'è chi invece passa molto tempo a fare questa indagine, ma ne passa altrettanto a riflettere da solo, come per esempio è Poirot, diverso ancora è il modo di operare di Sherlock Holmes e così via, ma non cambia, diciamo, la struttura di base del giallo, del giallo classico, che è anche per molti la sua pecca, diciamo così. Per esempio viene qui riportata nella prefazione un giudizio assai critico, assai negativo di Raymond Chandler rispetto ai giallisti inglesi, quindi ai giallisti classici, preferendo lui la versione poliziesca già più verso il noir sua e degli americani. È un testo, vi ripeto, molto molto godibile, in cui la concatenazione sia degli eventi sia poi il rapporto tra interrogatorio e quindi fatti, parole, menzogne, verità, insomma, si fa molto serrata. E onestamente il lettore, per quanto ingarbugliata possa essere la trama, ha gli strumenti per arrivare alla soluzione. Questo non è scontato. Quindi in effetti qui non c'è nessun tranello, ecco, nei confronti del lettore. Una parte che vi volevo, brevissima, che vi volevo leggere, diciamo così, riguarda appunto Poirot, che è un personaggio che devo dire mi sta molto simpatico, insomma, dal punto di vista proprio di costruzione narrativa, e per come Agatha Christie è riuscita a disegnarlo. In una
degli interrogatori, nel secondo giro di interrogatori, quando si stava avvicinando alla soluzione, c'è una dei personaggi che ha una crisi emotiva. Poirot aveva ripreso a batterle dolcemente sulla spalla, cercando di calmarla. Si calmi, comprendo tutto, le dico. Non le farò più nemmeno domande. Mi basta che abbia riconosciuto che io so la verità. Capisco, le dico. E questo è veramente l'aspetto caratteriale preponderante sempre nei romanzi della Christie che hanno per protagonista Poirot, e cioè uno smisurato ego, una gioia assoluta nel vedere le proprie capacità intellettive, superiori alla media naturalmente, che riescono a srotolare, diciamo così, il garbuglio dei fatti e portare alla luce la soluzione, che non sempre, e questo è un piccolo indizio, che non sempre deve portare a una condanna, ma è sufficiente che sia giustificativa del meccanismo narrativo messo in moto. Quindi è come se il personaggio fosse al servizio dell'autore. Ed è una cosa che secondo me compare anche in certi gialli di Simenon con Maigret. Ma di questo si potrà parlare in altro momento, che perché stiamo andando avanti col tempo. Quindi Agatha Christie, Assassino sull'Orient Express, è sempre a catalogo Mondadori. Bon, andiamo avanti con due saggi e poi finiamo. Il primo si intitola, vediamo se nel frattempo... il treno è sempre il treno, giusto? Nel giardino del diavolo, storia lussuriosa dei cibi proibiti. Stuart Lee Allen, uno scrittore, giornalista americano, californiano, che scrive questo libro che è un po' di cucina, nel senso che sono presenti alcune ricette, ma sono ricette il più delle volte ellittiche, nel senso che c'è una lista di ingredienti, qualche indicazione di massima sulle tecniche di cottura o sui tempi, eccetera, ma in realtà sono scritte da uno o che non voleva farlo, cioè che non voleva fare il cuoco in questo libro, o che non è capace, o che non ha mai cucinato, perché insomma già quando le indicazioni sono fatte tipo a tazze, ecco già io vado in fibrillazione, perché insomma, che tazza? Tazza di che? Vabbè. Poi le ricette sono cose serie, vanno rispettate bene. Comunque, al di là delle ricette del libro di cucina, è sicuramente un testo di antropologia, se vogliamo, un testo di religione, un testo di cultura in senso più ampio. Lui, prendendo come spunto, oppure come tracciato da seguire i sette peccati capitali, inserisce in ogni capitolo, quindi nei sette capitoli, curiosità, aneddoti, storie, letture, citazioni di come il cibo sia stato utilizzato nel corso dei secoli in varie quindi latitudini per impaurire o per rappresentare i vizi o il male, e quindi è stato proibito, è stato reso irreperibile. Ci sono delle storie in cui è stata la politica a, per esempio, fare in modo che arrivassero a estinzione determinati animali in un paese. Questo perché questi animali garantivano una forma di autosussistenza agli abitanti del paese che mal avrebbe consentito a altre potenze economiche straniere di intervenire in questo paese e portare avanti i propri fini di sfruttamento della regione, per dire. Oppure, vabbè, il classico esempio dell'utilizzo di un frutto specifico per significare il peccato originale, quando in realtà, è cosa nota, nel testo non si fa riferimento a questo frutto. E andando indietro nel tempo e studiando i testi, si vede come la mela fosse in realtà il frutto sacro della Chiesa, comunque della religione dei Celti, che a un certo momento del nostro alto medioevo si è scontrata con la Chiesa, diciamo, cristiana, che aveva come simbolo notoriamente l'uva, e quindi ha cominciato a diffondersi questa notizia per cui quel frutto proibito
che era genericamente un frutto, cioè pomum, fosse poi in realtà la mela, e quindi da lì è passata a essere esecrata come frutto del peccato, frutto del diavolo e così via. Quindi gola, ira, lussuria, invidia, accidia, ecco, i vizi capitali sono affrontati dal punto di vista del cibo e della materia prima, perché a volte un cibo, a volte sì, non è necessariamente cotto, non è necessariamente cucinato, quindi magari a volte è ancora vivo, come nel caso prima si diceva dei porcellini di India, oppure anche dei bisonti, per dire che i bisonti sono stati oggetto di una folle corsa a far estinguere perché rappresentavano qualche cosa di sacro e qualche cosa di importantissimo per gli indiani d'America e così via. Vorrei confortarti sul discorso delle tazze, ti invio una foto in privato, qua non riesco. Va bene, accetto foto in privato, casomai interessasse a chiunque. Quindi è un libro sicuramente, ripeto, ricco di curiosità e di aneddoti, ma anche molto interessante come testo di antropologia, cioè di studio sul rapporto che l'uomo ha con il cibo e sul rapporto distorto che attraverso il cibo l'uomo ha con se stesso o comunque con quelli che crede essere suoi dipendenti, suoi sudditi, quindi come forma distorta dell'esercizio del potere. Ecco, diciamo così. Un altro esempio potrebbe essere quello del latte. Il latte materno boicottato a favore del latte artificiale. Anche questo è c'è dedicato molta attenzione anche a questo aspetto qua, e si scoprono cose che lasciano a volte anche molto sorpresi, insomma, ecco, diciamo così. Quindi Stuart Lee Allen, Nel giardino del diavolo, storia lussuriosa dei cibi proibiti. Feltrinelli, anche questo è, anche perché è un'edizione molto recente, se non sbaglio del 2000, e questa, sì, 2007, ma poi ristampato più volte, per cui si troverà sicuramente. Ultimo, e non ultimo, ultimo, L'oggetto della mimesi di Mario Motta, Sellerio, editore Palermo. Ecco, se siete interessati alle discussioni sull'arte e sulle teorie estetiche e quindi sulla definizione anche di arte, sul rapporto, sul concetto di mimesis, quindi che cos'è la mimesis, è rappresentazione e imitazione. Se siete poi interessati all'estetica di Benedetto Croce rispetto ad altre e più recenti estetiche o comunque riflessioni sull'estetica, questo è il libro che fa per voi, nel senso che con uno stile molto molto limpido, Mario Motta, che è stato tra l'altro molte cose, insomma, perché ha lavorato come pubblicista, è stato fondatore anche di un'agenzia, ha fondato una rivista che contava molti nomi noti della nostra letteratura, ha lavorato per la RAI molti anni, è stato addirittura presidente della RAI Corporation di New York, e ha quindi, insomma, ha avuto un'esperienza molto ampia in molti settori della letteratura e della cultura in genere e della divulgazione anche a livello, quindi non soltanto scritta, ma insomma anche a livello video e grande schermo, insomma. Questo è un libro, appunto, ripeto, scritto con uno stile molto limpido e molto chiaro. Ci sono due parti, nella prima ci sono quattro saggi, due dedicati appunto all'estetica di Croce, ma non in un modo pesante o troppo specialistico, insomma, permette di veramente di approcciarsi in maniera abbastanza facile, insomma, l'argomento, e poi altri due saggi invece propri, in cui parla della propria teoria estetica e della propria definizione di arte. Lui arriva a dire che l'arte è, come dire, rispondendo alla richiesta di Aristotele, per cui una definizione consta di due elementi, per lui l'arte è la rappresentazione dell'esistenza, quindi
o dell'essere inteso come esistenza e non come essenza. Quindi, no? E quindi fa una propria, a partire da una propria definizione di estetica, si confronta anche con quelli che sono stati i principali teorici dell'estetica del Novecento, no? Lukács e anche prima, insomma, anche dell'Ottocento con Hegel e anche fino ad Adorno, insomma, molti altri. E quindi è un testo che permette anche di introdursi all'argomento. Nella seconda parte c'è una finta intervista, nel senso che ci sono delle domande che lui fa a se stesso, è la parte tra l'altro più corposa e nella quale, senza peli sulla lingua, insomma, dice quello che pensa rispetto a molte di queste tematiche, arrivando a parlare di Heidegger, di Gadamer e poi dell'arte contemporanea, stronca senza nessuna remora, Duchamp, per dire, insomma. Un libro, quindi, composito, molto, molto preciso, pur nella sua concretezza, insomma. Non ci sono nascondimenti dietro le parole. Quello che si diceva, oggi è circolare la diretta, quello che veniva detto all'inizio da Tabucchi. Attenzione, perché la lingua, le parole, sono pericolose, nel senso che possono mascherare più che svelare, possono essere ingarbugliate, possono solidificare qualcosa che in realtà è mobile, è fluido, e quindi rischiano di non ottenere l'effetto desiderato. Ecco, possono a volte le parole essere anche falsamente complicate, quando in realtà si può dire in maniera semplice e in maniera comprensibile. Quindi, Mario Motta, L'oggetto della mimesi, Sellerio Editore, penso che si trovi ancora tranquillamente. Bene, ciao Alessia. Non so, se vuoi arrivare ancora più tardi, che così magari poi... Bene, io con questo credo di aver terminato. Vi ringrazio. Ci vediamo venerdì prossimo. Se volete, vi ripeto sempre questa cosa, se volete parlare di qualcosa di più di diverso, se volete che venga affrontato un tema o un libro in modo poi da poterci confrontare, scrivetelo magari via messaggio su Libreriamoci, oppure insomma troverete il modo. E cos'altro volevo... Dunque, noi non abbiamo dirette la prossima settimana, mi pare. Ci vediamo venerdì prossimo con questa qui. Buona serata, come sempre, buona fine settimana. Ciao Angelica, ciao. Buona fine settimana, state bene, leggete e niente. Ciao Francesca, grazie a te della partecipazione. Ciao Lucia, grazie. Alla prossima. Mi dimentico sempre di dirvi all'inizio che, se volete, mi fareste un piacere condividendo la diretta quando inizia. Magari la prossima volta me ne ricordo. Ciao a tutti.